Easy come, easy go. Ehi, hey, Pokémon fanatici, io sono Dlarz e bentornati in questa nuova parte di Pokémon Soul Silver Extreme Randomizer Nuzlocke. Ci eravamo lasciati ancora qui all'interno della Tana del Drago, proprio perché dobbiamo ancora recuperare la nostra meritatissima e non proprio sudatissima medaglia che ci saremmo dovuti conquistare nella scorsa parte, ma che Sandra non ci ha dato, maledettissima. Intanto siamo un bel super repellente e attraversiamo il mulinello. Mossa che tra l'altro ho insegnato a uno dei miei Pokémon riserva, ovvero Clickbait. Vi ricordate Clickbait, no? Comunque, prima di cominciare, ovviamente vi invito a lasciare tanti bei pollicioni all'insù. Vi raccomando, Pokéfanatici, supportate questa serie sempre con un bel mi piace. E adesso... anzi, no, aspetta. Prima di entrare voglio vedere cosa c'è da questa parte. Qui nulla. Però di qua c'è qualcosa. Eccolo lì. Pietrafoglia, ok. Mi aspettavo di meglio, ma va bene. Adesso possiamo effettivamente entrare all'interno della Tana del Drago. E dato che ho scoperto che andando, diciamo, sulla parte... come la posso chiamare? Sulla parte sul retro di questo edificio sull'acqua, viene considerata una nuova zona. Quindi, dato che io ho fatto una cattura nella scorsa parte, però fuori da questo edificio, probabilmente il Dratini che mi darebbe questo anziano potrei tenerlo. Non so se sia effettivamente così, devo verificare. Nel caso io comunque lo prendo, poi se non posso usarlo, pazienza. Per ottenere questo Dratini, che è anche particolare perché ha extra rapido come mossa, mossa che di norma non potrebbe imparare, bisognerebbe rispondere in modo ultra esatto alle domande di questo tipo. Io le sono andato a cercare su Google perché non mi ricordavo. Prima risposta è amico. Andiamo a rispondere. La seconda risposta è tattica. La terza risposta è qualunque. La quarta risposta è amicizia. Cosa ho fatto? Amicizia, vai. E l'ultima risposta è qualunque. Eccoci qui. Dovrebbero essere tutte le domande. Vedo che rispetti molto i tuoi Pokémon, molto ammirevole. Oh oh. La ringrazio, la ringrazio. Ma attenzione, arriva Sandra! Com'è andata? Credo che non ci sia bisogno di chiedertelo. Hai fallito, vero? E invece no! Neppure lei c'era riuscita, invece noi sì! Sandra, hai perso al quiz, hai perso contro di noi... Ammetti la tua sconfitta e conferisci la medaglia Levante. Altrimenti lo dirò a Lance. Ecco, se non vuoi perdere anche Lance, dammi sta dannata medaglia adesso! Oh. E finalmente abbiamo tutte le medaglie di Yoto! Molto molto bene. Possiamo anche usare cascata fuori dalla lotta adesso. Ha detto che adesso Sandra dovrebbe capire quello che a lei manca... che invece io... beh, io direi la medaglia! No, vabbè, di solito un capo palestra dovrebbe averne tantissime di medaglie da dare, quindi no, va bene, la vittoria allora le manca. Comunque Dratini non ve lo darà subito, ma dovrete prima uscire e rientrare. Dovrete parlare con Sandra, ovviamente, che vi aspetta all'entrata. Poi comunque Dratini non lo possiamo ottenere se abbiamo tutta la squadra piena, quindi dovremo fare tappa al centro Pokémon. Intanto andiamo ad usare Mulinello di nuovo. Eccoci qui, abbiamo fatto tutta la traversata. Ed ecco Sandra, di nuovo. E come dono ci dà anche la MT-59 per farsi perdonare. Oh, Drago Pulsar, che è una mossa veramente, veramente buona. Poi vedrò a chi insegnarla. Dato che comunque è una randomizer, potrei insegnarla tipo... anche a dei Pokémon che di norma non potrebbero. Quindi ottimo. Adesso andiamo a depositare Clickbait, ci andiamo a prendere il Dratini, poi depositiamo Dratini, ci riprendiamo il nostro Pokémon originale e andiamo via. Intanto mi telefona il professor Helm. Pronto Dlarz, come va? Ho trovato una cosa interessante, passa a prenderla al laboratorio. A dopo. Molto bene. E sarà proprio quello l'argomento di questo episodio. Non mi va di fare
tipo surf, quindi ci vado in volo. Non posso andare in volo perché ho depositato l'unico Pokémon che conosceva volo! Perfetto! E rieccoci qui. Adesso rientriamo dentro. E come vedete c'è anche una persona in più, che è il fotografo. No, non mi interessa fare la foto adesso. Sono venuto qui per qualcos'altro. Ovvero il mio Dratini. E riceviamo Dratini dall'anziano. Ho già un soprannome perfetto in mente per lui. Se sarà maschio, spero. Ed è una femmina. Va bene, ok, io lo chiamerò sempre in questo modo perché non ho altri soprannomi. Il destino ha voluto così, ma dato che è il suo Pokémon e il suo slogan, lo chiamerò Federic. Che poi sia una femmina, mi dispiace, ma non è colpa mia. Molto, molto bene. E avrà extra rapido. Che spero non gliel'abbiano randomizzata, non lo so. Quella penso la mantenga. Ok, sì, l'ha mantenuta. E le altre tre mosse sono tutte randomizzate. E ha fuoco ardore come abilità, ok? Adesso possiamo uscire, depositare chi non ci interessa, ritirare chi ci interessa e proseguire finalmente verso il nuovo percorso. E ora finalmente percorso nuovo, il percorso 45. Via montuosa. Però aspetta, devo verificare una cosa perché io avevo già fatto una cattura su questi percorsi però venendo da sotto, dove c'era Fiorpescopoli. Tra l'altro ci sono Raikou e Entei sotto, va bene. Cioè da qui, da Borgo Foglianova per andare a Fiorpescopoli, ero già venuto da questa parte. Ma era il percorso 46. Sì, ok, possiamo fare la nuova cattura quindi. Yes! Di qua invece abbiamo Grotta Scura. Grotta Scura, già abbiamo fatto. Molto bene, vediamo un po' chi sarà la nostra nuova cattura, spero. Abra! Ok, ci può stare. Io direi di fare spora per evitare che si teletrasporti. Vabbè, non ha teletrasporto, giusto? È una randomizer, a volte me lo scordo. Ok. Adesso io direi di lanciare semplicemente una ultra ball e via. Dovrebbe entrare. Vediamo. Uno, due, tre. Preso! Nuovo Pokémon! Ok, come lo andremo a chiamare però? Non ne ho idea. Pokémon psico, si inizia a teletrasportare... Così che abbia creato delle copie di se stesso. Ok. Non so come chiamarlo. O forse sì. È un soprannome un po' stupido, però mi è venuto in mente pensando tipo al fatto che si teletrasporti usando delle copie. Tipo mi ha fatto pensare a Naruto. Quindi voglio chiamarlo così, a caso. Giusto per non dare il nome intero della tecnica. Quella del... Com'è che si scriveva però così? La tecnica della moltiplicazione. Lo chiamerò Jutsu. Che è semplicemente la dicitura finale. Ok, abbiamo un'altra riserva. E anche oggi due nuovi Pokémon portati a casa. Dell'Arzo trova antidoto. Wow, un antidoto. Che figata. No. Allora, 4, 5, 6. Super repellenti. Andiamo. Adesso che abbiamo il nostro Pokémon non ci interessa di tutto il resto. Allora, qui devo stare attento a non... Ecco, appunto, quello che volevo dire. A non saltare troppo perché poi mi perdo gli allenatori. Ecco. Però te non mi ti perdo, tranquillo. Iniziamo ad affrontare un po' qualcuno. Ricordiamoci che adesso dobbiamo prepararci in vista della Lega Pokémon. Quindi ogni allenatore ci sarà utilissimo. Vabbè che c'è da fare la via vittoria comunque. Allora, intanto abbiamo Shellos. Proprio il Pokémon... Perfetto per adesso. Per questa situazione in cui ho Cinix davanti. No. Andiamo a fare un bel terremoto. Però a quanto pare è bastato. Ok. E il primo è andato. Per fortuna aveva un solo Pokémon. No, non te lo do il numero. Non iniziamo, eh. Non iniziamo. Oh, ha detto che preferisce un no. E io preferisco quando non me lo chiedete. Come la mettiamo? Intanto affrontiamo questo tipo, che è uno di quelli tipo... tutti psichici. E infatti ci manda in campo qui lava. Ok. Terremoto! Mi manca una mossa psico nella squadra. Sì.
Con terremoto lo buttiamo giù in un colpo solo, quindi addio qui lava. Ciao ciao. È stato bello, è stato divertente. Ma io ho già un Typhlosion in squadra, quindi ok. Slaking. Ah, ok, 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 ok. Ho Trick con i suoi pugni. Lui sicuramente non avrà nemmeno l'abilità quella... Oddio, ma hai un dito nel naso. Non avrà sicuramente neanche la... No! No, non lo accetto! Dicevo, non avrà nemmeno l'abilità che lo fa ciondolare, quindi sarà tipo inarrestabile. Però, non mi puoi far addormentare, non te lo permetto proprio. Andiamo a dare una cura totale a Trick, quanto ci scommettete che adesso mi fa di nuovo ipnosi, il maledetto. Ah no, per forbecco. Giustamente. Una mossa che gli riesce molto bene con il suo becco, che è proprio lì. Non lo vedete il becco? Non lo vedete? Nemmeno io. Poi piega un cucchiaio e si continua a scaccolare. E mi fa passare la precisione. E lo sapevo io che fallivo l'attacco. Cioè, basta un calo, uno... Ah, andiamo, su, per favore, per favore. Buttalo giù almeno. Sì, che lo butti... Non lo butta giù! Come devo fare? Come... No, vabbè. Odio quando succedono queste cose, guarda. Cioè, proprio un po' più di fastidio non poteva darmelo. Dai, Zelfi, pensaci tu. Ok. Pure brutto colpo! Pure brutto colpo! Cioè, è doppia ipnosi, e fallisco, brutto colpo. Mi fa calare le statistiche. Prossimo Pokémon, Primeape. Va bene. Andiamo sempre con Surf. Va bene, vai. Olè! Oh, così bisogna fare. Così bisogna fare. Molto bene. Facciamo le cure dovute a chi dobbiamo. Dov'è la sveglia? Eccoci qua. Adesso andiamo di qua che... Ah, mi sono perso pure uno strumento. Pure lo strumento mi sono perso. Ah, ti ho beccato, eh. Vabbè che comunque è impossibile fare tutti gli allenatori più gli strumenti uscendo solo una volta da questo percorso. Bisogna farlo due volte almeno. Intanto mi ha mandato Psyduck, va benissimo. Ti faccio terremoto e via. Povero Psyduck con il suo sguardo molto pieno di significato. E ci saluta Psyduck. No, non mi chiedere il numero, non te lo do. Via. E qui abbiamo pure un bivio. Doppio bivio. Triplo bivio. Vabbè, intanto raccogliamo questa vigor lente. Potevo andare pure dalla parte di sopra comunque prima di scendere. Quanto sono stupido. Qui raccogliamo roccia di re. Oh yes. E finisce l'effetto del repellente. Allora, di qua c'è qualcosa. Forse c'è qualcosa di... Oh sì! Di invisibile, nero pietra. Tra l'altro pure strumento decente. Allenatore! Thomas, che ci manda in campo Ekans. Vai.
Oh yes, brutto colpo, super efficace. Sto anche quasi per salire di livello. Whiskash. E qui cambiamo e mettiamo Doofy. Mettiamo Doofy. Fendi foglia. 4 per. Vai, vai, vai! Yes! Tra l'altro non sono nemmeno troppo avanzati di livello questi Pokémon, tipo 27, 28 così. Speravo in qualche livello 30, però forse è un bene. Forse è un bene che magari rischiavo. Rischiare adesso dei Pokémon non va bene perché devo progettare la squadra per la Lega. Quindi non si fa. Allora, intanto super pozione, dobbiamo darla a qualcuno? Sì, a Zelfi. Da che parte andiamo? Tu non sei un allenatore. No. E a proposito, andando qui sotto, siamo arrivati dalla parte inversa del percorso. Quindi prima andiamo di qua. Abbiamo una ghicocca, ma non mi interessa. Qualche altro allenatore è rimasto? Percorso 46. E qui c'è sempre una parte che comunque non abbiamo ancora esplorato, ma il percorso è non nuovo, e quindi... E quindi niente cattura qui, perché l'abbiamo già fatta. Mi ricordo che nella grotta scura mi ero fatto sfuggire uno Sharpedo a livello 4, mi sembra, che era fortissimo. Intanto concludiamo con un allenatore con 5 Pokémon, grazie! Che poi sono a livello 13! Oddio mio. Vai con ruota fuoco. Ok, grazie mille. Questo qui è il tipico allenatore che ha 3000 Pokémon e tutti scarsi. Tanto livello 36. Carvagna, ecco appunto, parlando di Sharpedo. Che mette pure la grandine. Fantastico. Vabbè, ruota fuoco ti butto giù lo stesso, mi sa. Ok. Continua a grandinare intanto. Bonsly, va bene. E io continuo a fare ruota fuoco. E ovviamente. E ovviamente. È a livello 13. E lui fa eruzione. Giustamente. Andiamo su pure la grandine. Noiose queste battaglie, veramente. Dai, su. Hoppip, ok. Almeno questo sono sicuro di buttarlo giù. Veramente hai tutti i Pokémon a livello 13? Cosa ti fa pensare che sia divertente averne 5 che fai perdere solo tempo alle persone? Chimchar, ok. Almeno un Pokémon carino ce l'hai. Comunque il gioco ce l'ha con me, effettivamente. Andiamo a fare terremoto, dai, giusto per non rischiare. Ok. Mio Dio, non voglio vederti mai più, avventuriero. Se ora osa chiedermi il numero... Ok, ecco. Ti dovevi solo azzardare! Ok, guardate dove siamo ritornati, da quanto tempo! Adesso ce ne andiamo dal professor Helm, che a quanto pare ci cerca. Però ci andiamo in volo, perché... Perché non è cosa farsi tutta l'erba. Volo! Vai! Voliamo a bordo del nostro Bibarel! Ovviamente! Oh, casa, dolce casa.
Professore? Buongiorno? Anzi, buonasera? Oh, Cetra, proprio quella che non volevo incontrare. Professore, non aveva invitato solo me. Che cosa ci fa lei qui? Vabbè, intanto ci dà la Master Ball! Yes! Così se troviamo qualche leggendario nell'erba, ce lo catturiamo. A proposito, poco fa questo laboratorio, bla bla bla, Kimono Girl! Stavano cercando me! Oh! È felice di essere la nostra amica, è felice anche di frenzonarci. Ok, le Kimono Girl ci aspettano al teatro di danza di Amarantopoli. Ma non ci andremo in questo episodio perché per oggi direi che ci possiamo anche fermare qui. Io vi ringrazio per avermi seguito anche in questo episodio. Ricordatevi di lasciare tanti bei pollicioni all'insù. Io vi saluto e noi ci vediamo nella prossima parte. Bye bye!